Buongiorno a tutti voi gentili amici di Telepace e di Radio Pace, in collegamento in diretta dalla cattedrale di Lodi, dove alle ore 15 avrà inizio la celebrazione con il rito di ordinazione episcopale di Monsignor Egidio Miragoli, vescovo eletto di Mondovì. Iniziamo questa nostra diretta con questa parte introduttiva nella quale vogliamo proporvi vari contributi e vogliamo cominciare proprio dalla terra nella quale Don Egidio Miragoli andrà il prossimo 8 di dicembre, lo ricordiamo, farà il suo ingresso in questa diocesi. E ho qui con me gradito ospite Don Corrado Annina, con il quale vogliamo parlare di questa nostra realtà. Intanto, quanti siete arrivati oggi? Ho visto diversi pullman in Piazza della Vittoria. Siamo arrivati con 5 pullman, diverse auto, 300 persone più 30 sacerdoti, due vescovi, Monsignor Bacogni e Monsignor Sebastiano, e credo che abbiamo cercato di rappresentare al meglio la nostra comunità diocesana in questo momento importante, prezioso. Noi sabato scorso abbiamo salutato e ringraziato Monsignor Pacomi, e questo sabato siamo qui per accompagnare in questo passaggio di grazia, con il dono dello Spirito, Monsignor Egidio Miragoli, che aspettiamo con fiducia per l'8 dicembre tra di noi. L'8 dicembre farà appunto il suo ingresso in Mondovì. Raccontiamo un po' quella che era la realtà di questa vostra diocesi. La nostra diocesi è una diocesi antica, oltre 600 anni di storia, è nel profondo sud del Piemonte, sconfina anche in Liguria, nell'Appennino, ha le montagne, stamattina erano imbiancate di neve, oggi si comincia a sciare, le colline, le langhe, le valli, anche un po' di pianura, una terra che contiene 120.000 abitanti, però frantumate in piccole realtà. Contiamo oltre 73 comuni, sono micro comunità, sono sicuramente per il vescovo Egidio una sorpresa, saranno una sorpresa tutta da scoprire, nella quale calarsi, speriamo con grande disponibilità. E sentiamo l'applauso, perché Monsignor Egidio Miragoli è sceso in cattedrale, tra pochi istanti farà il suo ingresso qui nella cripta per sostare in preghiera davanti all'urna di San Bassiano. Io ringrazio Don Corrado, che so che vuole concelebrare ovviamente, quindi la lascio ai suoi impegni. Grazie di essere stato nostro ospite. Dicevo, Monsignor Miragoli è entrato, l'abbiamo sentito dall'applauso, in cattedrale, ed è accompagnato dal vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti. Don Egidio Miragoli, lo ricordo, è nato a Gradella di Pandino, in provincia di Cremona, ma in diocesi di Lodi, il 20 luglio del 1955, è sacerdote dal 1979, dal 23 giugno di quell'anno, ordinato dall'allora vescovo di Lodi, Monsignor Paolo Magnani, che tra l'altro è qui presente oggi come concelebrante. Attualmente ricopre il ruolo di giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, ruolo che ricopriva dal febbraio del 2007, vicario per la città di Lodi dall'ottobre del 2006 e parroco della parrocchia di Santa Francesca Cabrini, sempre qui in Lodi, dal luglio del 1994. È docente di diritto canonico presso gli studi teologici riuniti dei seminari di Crema, Cremona, Lodi e Vigevano dal settembre del 1982. È tra i fondatori e membro del consiglio di redazione della rivista Quaderni di diritto ecclesiale, sulla quale ha pubblicato diversi contributi e in particolare quello sul sacramento della penitenza, che è stato editato nel 2015. Dicevo, questa parte introduttiva prevede il passaggio qui in cripta, ma dicevo un po' anche poco fa che questo è ovviamente un momento molto solenne, molto partecipato da parte di tutta la comunità lodigiana, non solo, nutritissima, come ho sentito da Don Corrado, la presenza dei rappresentanti di Mondovì, molti coloro che appartengono alla parrocchia di Santa Caterina, ma anche molti sono coloro che sono arrivati dalle varie località della diocesi di Lodi per essere presenti a questo momento. Sono oltre 20 poi i vescovi che saranno, che sono presenti, sono arrivati a Lodi proprio per partecipare
a questo momento. Un momento solenne, dicevamo, che ha diverse caratteristiche, diversi passaggi importanti per quanto riguarda anche la solennità di questa celebrazione. E a questo proposito chiedo alla regia di proporre il primo dei contributi preparati, dove abbiamo intervistato Don Anselmo Morandi, che è il direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Lodi, proprio per parlare sulla centralità di questa cerimonia che ci stiamo apprestando a vivere in diretta. Anzitutto il contesto di un'ordinazione è sempre la celebrazione dell'Eucarestia, che ci ricorda appunto la centralità del mistero pasquale che è ripresentato, che è attualizzato ogni volta che la comunità cristiana, in particolare sotto la presidenza di un vescovo, si ritrova a celebrare appunto la Santa Messa. Dentro questo contesto, che è la solennità, diciamo la grande solennità, l'Eucarestia, c'è poi il rito di ordinazione episcopale, che è un rito che presenta una serie di gesti, di simboli molto significativi, anche molto eloquenti. E il centro di questa ordinazione è il momento dell'imposizione delle mani e della preghiera di ordinazione che il vescovo celebrante principale, insieme agli altri vescovi, che concelebrano, appunto, pronuncia sul capo dell'eletto. Il senso degli impegni che il vescovo eletto pronuncerà? Sì, ci sono delle interrogazioni, il vescovo celebrante principale interroga il vescovo eletto davanti a tutta la comunità, e questo è appunto molto significativo, perché dice come il vescovo eletto si impegna davanti ai confratelli vescovi, al presbiterio, ma anche davanti al popolo di Dio, si impegna appunto di fronte a questo compito, a questo ministero così grande che gli viene affidato. E sono impegni che vanno appunto dalla santità di vita, alla preghiera, alla capacità di mettersi a servizio del popolo di Dio e così via. Per quanto riguarda alcuni riti esplicativi, qual è il loro significato? Sì, sono le cosiddette consegne, dove al vescovo ordinato vengono consegnate. Anzitutto c'è l'unzione col sacro crisma sul capo, che sta a significare appunto questa unzione che da quel momento il vescovo, in questo caso il vescovo Egidio, è segno di Cristo capo della Chiesa, è anche lui unto come è l'unto del Signore, che è appunto il Messia. Poi abbiamo la consegna del Libro dei Vangeli, che sottolinea, diciamo, la funzione di maestro del vescovo. Abbiamo sentito dalle parole di Don Anselmo Morandi quelli che saranno i punti più intensi dal punto di vista anche del significato liturgico, non solo di questa celebrazione che ci stiamo per accingere a vivere e condividere con voi, gentili amici. La nomina di Monsignor Miragoli a vescovo eletto di Mondovì è stata diffusa, annunciata il 27 di settembre scorso, a mezzogiorno preciso, come prassi in questi casi. Un annuncio che è stato dato in contemporanea nella diocesi di Lodi, ovviamente, e in quella di Mondovì. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare alcuni fedeli giunti proprio dalla località piemontese qui a Lodi per partecipare, essere presenti a questo momento così solenne, e hanno condiviso con noi la volontà di abbracciare in fretta, presto, il nuovo vescovo, con la voglia di iniziare a intraprendere con lui un cammino di fede che hanno auspicato potrà essere e proseguire nel senso di una profonda fede e una profonda partecipazione e condivisione. È importante, è interessante, bello anche vedere questa presenza così significativa, questo abbraccio così sicuramente numeroso e molto importante proprio per coloro che hanno voluto essere presenti in questa occasione. Dicevo, il vescovo eletto di Mondovì sta ora scendendo
nella cripta, almeno così mi è stato fatto accenno, e quindi lasceremo uno spazio alle immagini, ovviamente i tempi si stanno dilatando rispetto al previsto, perché sono molte le persone che, incrociando lo sguardo possono ammirarli, vogliono anche stringergli ancora una volta la mano, scambiare due parole con lui. Ed ecco che Monsignor Miragoli con il vescovo Maurizio Malvestiti sono sceso le scale che stanno portando alla cripta della cattedrale, ma altra divagazione sul tema, saluti che non vengono ovviamente risparmiati a coloro che ne fanno richiesta, e ci mancherebbe che non fosse così, e quindi è un momento questo che vorrei anche essere preludio alla solennità che poi c'è di vivremo insieme, e ora è il momento di assistere a questa breve ma significativa presenza del vescovo eletto di Mondovì assieme al vescovo di Lodi qui nella cripta della cattedrale. Ecco, accolto. Accendi in essi il fuoco del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. E ora vi vogliamo proporre un altro contributo, un'intervista che abbiamo realizzato con Monsignor Miragoli alcuni giorni fa. La giornata era quella di mercoledì, prima che partisse per un breve momento di ritiro spirituale alla vigilia di questa giornata così solenne. Prego la regia di proporre questo contributo. Mi trovo a condividere il duplice sentimento che anche amici parrocchiani condividono. Tutti sono contenti per questa nomina, e anch'io lo sono, perché è una chiamata a un ministero grande, e quindi grande gioia e nello stesso tempo un po' di rammarico, non tanto per la vita che cambia, ma per le tante relazioni che si modificheranno necessariamente. Ecco, questo lo avvertono amici parrocchiani e questo lo avverto anch'io. Del resto 23 anni in una parrocchia sono tanti. Si intrecciano relazioni di ogni tipo, si entra nella vita delle persone, nella vita delle famiglie, nascono amicizie e cammini spirituali intensi. È chiaro che adesso qualcosa cambierà, e questo porta con sé anche un certo rammarico. Quindi gioia e nello stesso tempo anche, umanamente parlando, qualche rammarico. Lei ha guidato la parrocchia
a Lodi dedicata a Santa Francesca Cabrini. L'ordinazione avverrà il giorno prima della festa dedicata alla Santa Lodigiana. Questo suo recente percorso anche verso la nomina e la consacrazione episcopale è stato un po' caratterizzato dalla Santa, da Santa Francesca Cabrini. Paradossalmente, prima di arrivare in parrocchia, conoscevo poco Santa Cabrini, conoscevo poco la sua vita, quello che aveva fatto, e questi anni sono stati anni nei quali ho approfondito anche la conoscenza di questa vita, di questa storia di santità. E non so se casualmente o provvidenzialmente, ecco, anche adesso questa mia ordinazione episcopale viene a intrecciarsi ancora di più con la festa di Santa Cabrini, la sua vita. Siamo nell'anno centenario, la mia ordinazione cade praticamente alla vigilia della festa liturgica di Santa Cabrini. Mi sono trovato a leggere il messaggio che Papa Francesco aveva indirizzato alla congregazione delle missionarie del Sacro Cuore proprio nel giorno in cui mi è stata annunciata questa decisione del Papa, e proprio leggendo anche quel testo sono rimasto colpito dal motto di Santa Cabrini, che pur conoscevo da tanto tempo: tutto posso in colui che mi dà forza. E ho pensato che queste parole di San Paolo, che Santa Cabrini aveva assunto anche come motivo ispiratore della sua vita, potessero essere anche per me la pietra su cui appoggiare il mio futuro ministero. All'inizio di questa nostra conversazione ha fatto riferimento all'ammarico di lasciare una comunità, quella della parrocchia dedicata a Santa Cabrini, che ha guidato per oltre 20 anni. Le chiedo di rivolgere alcune parole a coloro che ci stanno vedendo in questo momento, coloro appunto che lascerà tra pochi giorni. Potrei riassumere tutto nella parola grazie, nel senso che mi considero fortunato. Penso di aver fatto un'esperienza molto bella di vita parrocchiale, dove ho ricevuto tantissimo. Ecco, spesso in queste occasioni si suol dire ho ricevuto molto di più di quanto ho donato, ma in questi giorni lo sto sperimentando e constatando attraverso proprio anche gli incontri, ciò che la gente mi scrive. Scopro cose che mai avrei immaginato, scopro che la gente mi ha voluto bene e mi vuole bene. E quindi la parola più scontata, ma anche più doverosa, è proprio un grazie sincero a questa comunità che da subito mi ha accolto, mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre accompagnato e mi ha anche molto seguito. L'8 di dicembre farà il suo ingresso solenne nella diocesi di Mondovì. In questi giorni ha avuto modo di entrare in contatto con quella che è la realtà rappresentata da questa comunità, a queste persone, a questi fedeli, questa giornata. Cosa si sente di dire? Sono stato a Mondovì un paio di settimane fa, solo una giornata, per una visita di cortesia a Monsignor Luciano Pacomio. Ho conosciuto alcuni sacerdoti, ma effettivamente non conosco ancora quasi nulla di questa nuova realtà che è la Chiesa di Mondovì che mi aspetta. In questi giorni ho ricevuto diverse mail, diverse telefonate, diverse lettere, e tutte mi attestano il desiderio di accogliermi, di incontrarmi, di camminare insieme. E questo è estremamente incoraggiante, estremamente bello. Da parte mia dico ai miei futuri diocesani che verrò a Mondovì con molta disponibilità, con grande gioia, pronto a inserirmi pienamente in questa Chiesa che mi è stata data come missione, come impegno.
Abbiamo dunque sentito le parole di Monsignor Egidio Miragoli, parole che, come ho detto, presentando il contributo, abbiamo registrato mercoledì scorso. La chiesa, la cattedrale, è gremitissima di persone. Ci sono ovviamente i congiunti di Monsignor Egidio Miragoli, tantissimi fedeli giunti dalla parrocchia di Santa Francesca Cabrini, che Don Egidio ha guidato per oltre 20 anni, e tanti comunque della diocesi di Lodi, abbiamo sentito anche della diocesi di Mondovì. Per organizzare il tutto ci sono volute diverse settimane, un impegno sicuramente gravoso che è stato assunto, come spesso accade o sempre accade nella diocesi di Lodi, da Monsignor Franco Badaracco. Anche lui è stato avvicinato, l'abbiamo avvicinato alla vigilia di questa giornata e gli abbiamo chiesto un po' di rendicontarci sulla situazione dell'organizzazione. Monsignor Badaracco, parroco della cattedrale, a lei l'onere e l'onore di organizzare tutto quanto occorre perché questa celebrazione di ordinazione episcopale di Monsignor Egidio Miragoli vada a buon fine e che tutto funzioni al meglio. Come sta procedendo la macchina di organizzazione? Innanzitutto ben contenti di preparare questo evento così significativo per la Chiesa di Lodi, perché è un onore per la nostra Chiesa che un suo presbitero venga ordinato vescovo. L'aspetto poi proprio tecnico-organizzativo, direi che siamo nelle fasi ultime, no? Avremo la presenza senz'altro di 23 vescovi con celebranti. Abbiamo dovuto interrompere questo contributo perché la processione di ingresso è iniziata al suono della campanella e il canto della corale ha dato l'annuncio che i concelebranti e i celebranti stanno facendo il loro ingresso in cattedrale, quindi diamo spazio al canto e alle immagini. Thank you.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Benvenuti nella Cattedrale di Lodi per rendere grazie a Dio che ha chiamato il nostro Don Egidio Miragoli al Ministero Episcopale. Riconosciamo umilmente i nostri peccati per ricevere la misericordia divina e disporci alla grazia dell'Eucaristia, rendendo unanime l'invocazione dello Spirito sul nuovo Vescovo a bene della Chiesa e del mondo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo, o Dio Pastore Eterno, che governi il tuo popolo con sollecitudine di Padre, guarda il tuo servo, il presbitero Egidio, chiamato a far parte del collegio episcopale, e fa che nella santità della vita si dimostri sempre e dovunque autentico testimone di Cristo, Maestro e Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata nel fuoco, egli è scudo per chi in lui si rifugia. Signore,
viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli miei carissimi e tanto desiderati, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Ho provato grande gioia nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Parola di Dio. Gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, dice il Signore. Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse:
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
l'invocazione allo Spirito Santo, cantata tutti insieme, ora è il momento della presentazione dell'eletto. Monsignor Miragoli sarà presentato dal Vicario Generale di Mondovì, Monsignor Bartolomeo Bessone. Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa di Mondovì chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Egidio Miragoli. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio. Al diletto figlio Egidio Miragoli, del clero della diocesi di Lodi, in quella sede fino ad oggi parroco di Santa Francesca Cabrini, giudice del Tribunale Ecclesiastico Lombardo e docente di diritto canonico, vescovo eletto della Chiesa Cattedrale di Mondovì in Piemonte, salute e apostolica benedizione. Il nostro altissimo ministero di pastore dell'intero gregge di Dio ci chiede oggi, fra l'altro, di provvedere in modo adeguato alla chiesa di Mondovì in Piemonte, divenuta vacante dopo la rinunzia del venerabile fratello Luciano Pacomio. Poiché tu, diletto figlio, per le tue doti e per la tua esperienza pastorale, sembri degno di reggere quella chiesa, udito il parere della Congregazione dei Vescovi, per la nostra potestà apostolica, ti nominiamo Vescovo di Mondovì in Piemonte, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Concediamo che tu riceva l'ordinazione da un Vescovo cattolico fuori dalla città di Roma, nell'osservanza delle leggi liturgiche e dopo aver fatto la tua professione di fede cattolica e aver giurato fedeltà a noi e ai nostri successori secondo i sacri canoni. Disponiamo inoltre che questa lettera sia resa nota al tuo clero e al tuo popolo. Li esortiamo ad accoglierti con il cuore e a rimanere in comunione con te. Da ultimo, diletto figlio, per intercessione della Beata Vergine Maria, imploriamo su di te i ricchissimi doni dello Spirito Paraclito, grazie ai quali ti sia concesso provvedere alle cure dei fedeli a te affidati con tutte le tue forze, ma soprattutto confidando in Dio. Lui solo non delude, non trae in errore, non viene meno alle promesse. E la sua grazia e pace siano sempre con te e con la carissima comunità ecclesiale di Mondovì in Piemonte. Dato a Roma, presso San Pietro, il 29 settembre dell'anno del Signore 2017, quinto del nostro pontificato, Francesco. Cari fratelli e sorelle, il successore di Pietro, visibile garante dell'unità nella verità e nell'amore,
ha aperto a Don Egidio la porta del Collegio dei Vescovi. Egli sarà partecipe della successione apostolica che ininterrotta risale al crocifisso risorto. È il solco nel quale la Chiesa cammina fino al ritorno del suo Signore, forgiando in noi il profilo del discepolo amato grazie alla fraternità scaturita dal mistero pasquale, nel quale lo spirito del Figlio ci ha resi figli. I diversi carismi provengono da quest'unica fonte, sono autentici se volgono alla comune utilità. Il servizio dei vescovi è quello di orientare tutto a questo fine, affinché nulla vada perduto. Come non ringraziare le chiese di Lodi e di Mondovì nell'unica chiesa? Sono riconoscenti e gioiose. Un figlio diventa padre. Il nuovo vescovo riceve lo Spirito e in esso consolazione e benedizione per noi e il mondo. La Scrittura svela questi doni e il Salmo che abbiamo pregato in risposta al dono della parola, aprendoci alla volontà divina, li unifica nella lode. Attorno ai pastori la Chiesa trova la guida, perché essi attingono al pensiero di Cristo, la visione su ogni uomo e donna nel destino terreno ed eterno. Su tutta la realtà, sull'intera creazione, nel divario che avvertono tra Vangelo e pensiero mondano, i vescovi si prodigano a dialogare con la storia, forti della buona notizia che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Il dialogo è aperto a tutti i cristiani, ai credenti e a quanti perseguono con fedele coscienza la vita buona in verità e libertà, pace e giustizia. Il servizio dei vescovi è destinato all'umanità, tutta chiamata in ogni popolo, cultura e religione a formare l'unica famiglia dei figli di Dio. Caro Don Egidio, lo Spirito ti consacra con l'unzione per la missione del sommo sacerdozio, nella cattolicità della fede, da custodire, a cominciare dal particolare della tua nuova Chiesa. Con la remissione dei peccati la manterrai nella misericordia del Padre, perché sia un cuor solo e un'anima sola. La pascerai coi divini misteri, parola, pane e calice eucaristici la preserveranno da chi pastore non fosse. Impegnerai presbiteri, diaconi, seminaristi, considerandoli fratelli per l'amore pasquale, insieme a consacrati e laici, nella carità del Signore, per fasciare i cuori spezzati. Nel Dio delle consolazioni tutti incoraggerai al sacrificio della missione. Lo esige la novità evangelica, che non si arrende mai, nemmeno di fronte alle più reiterate stanchezze pastorali. Intuiranno questa novità le famiglie con ragazzi e giovani, ma anche lavoratori, sofferenti, anziani e quanti in solitudine o nel dubbio, nell'indifferenza o nell'avversione attendono comunque la speranza cristiana. Sperimenteranno la novità del Vangelo i poveri e la comunità umana, nello scambio vicendevole di rispettosa collaborazione
finalizzata al bene di tutti. Caro Don Egidio, nella preghiera umile e perseverante potrai tutto sopportare. In eo qui me confortat, in colui che ti dà forza. È la professione di fede paolina che afferrò completamente la vita e la missione di Santa Francesca Cabrini. La tua ordinazione giunge tra la sua memoria il 13 novembre e quella di San Vincenzo Grossi il 7 novembre appena passato, nel centenario per ambedue del ritorno al Padre. Ti sostengano il parroco santo che Lodi ha adottato con le sue figlie dell'oratorio e la lodigiana fondatrice delle missionarie del Sacro Cuore, patrona dei migranti e della parrocchia cittadina dove sei stato parroco tanto a lungo. Preghino perché tu sia vescovo secondo il mite cuore di Gesù, insegnandoci a benedire il Padre sempre, anche nell'ora della croce, per essere tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Figlio rivela l'amore che santifica dolore e morte, rendendo dolce il giogo posto sul tuo capo e quello dell'esistenza dei tuoi figli e fratelli. Hai lasciato presto famiglia e parrocchia natale di Gradella per il seminario. Ti ha ordinato presbitero il vescovo Paolo, che è accanto a me col vescovo Luciano e numerosi confratelli, e che ora parteciperà al conferimento della grazia episcopale. Dopo gli studi romani in diritto canonico, hai offerto un generoso ministero in diversi ambiti diocesani nel Tribunale Ecclesiastico Regionale, mostrando preparazione, passione e persino decisione. Sei stato docente, consigliere, amico per molti. Ti affidiamo riconoscenti alla Vergine Santa, la cui natività è esaltata nello splendido santuario di Vicoforte. Lei ti sosterrà nel sì quotidiano al Padre, perché insieme alla tua nuova famiglia ecclesiale tu possa crescere nell'unità e nella pace. È la tua sposa in Cristo, nella sollecitudine per tutte le chiese che condividi con lui e con i tuoi fratelli vescovi. Tua corona sarà il Signore, che ti vuole santo, perché servo di tutti. Quando tornerà nella gloria per portarci con sé, deporranno il pastorale tutti i suoi vicari e legati. Oggi, simbolicamente, tu ricevi il pastorale di San Bassiano, nostro protovescovo, e il pastore buono pone nelle tue mani la vivente tradizione della chiesa monregalese. È una chiesa bella e non ti lascerà solo, ammaestrata com'è dai tuoi predecessori, quelli santi per primi. Il patrono San Donato e i nostri patroni Bassiano e Alberto veglieranno su di te. Lodi non ti dimenticherà e tu col Vangelo cercherai sempre di dare la vita, perché ti siamo cari e lo sappiamo. Non devi cercare un posto nei nostri cuori. Sono già aperti al vescovo Egidio, come le porte della cattedrale, delle chiese, delle case
e dell'intera diocesi di Mondovì. Il Dio geloso te la consegna, ma rimane sua proprietà. Nello Spirito Consolatore ti benedice per renderti servitore instancabile della sua gioia. Amen. Dopo aver ascoltato le parole pronunciate dal Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, ora davanti all'intera comunità cristiana, Monsignor Egidio Miragoli, Vescovo eletto di Mondovì, esprimerà la sua volontà di custodire la fede e di compiere il ministero che gli viene affidato. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te, mediante l'imposizione delle mani, con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione, conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore, del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo di Dio, con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, e guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore, verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza stancarti, Dio onnipotente, per il tuo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Amen. Dopo gli impegni assunti dal Vescovo Egidio, ora è il momento delle litanie dei santi. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Signore pietà. Signore.
Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. San Giacomo, prega per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santi Simone e Giuda, pregate per noi. San Mattia, prega per noi. Santi apostoli ed evangelisti, pregate per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. San Donato, prega per noi. Santi Vittore, Nabore e Felice, pregate per noi. Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi. Sant'Agnese, prega per noi. Santi Martiri di Cristo, pregate per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Bassiano, prega per noi. Sant'Ambrogio, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. Sant'Alberto, prega per noi. San Pio Quinto, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. San Vincenzo Grossi, prega per noi. San Gualtero, prega per noi. Santa Caterina da Siena,
prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Santa Francesca Caprini, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Salvaci, Signore, incarnazione. Salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore, noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa, ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo, ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto, ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questo tuo eletto, ascoltaci, Signore. Santifica e consacra questo tuo eletto, ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe, ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace, ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore, ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato, ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi su questo tuo Figlio, con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Siamo arrivati al momento centrale dell'ordinazione episcopale per la preghiera e l'imposizione delle mani di tutti i vescovi. L'eletto, Monsignor Miragoli, riceve dal Padre lo Spirito di Cristo che lo rende capace di reggere e guidare la Chiesa ed entra così nel grande mistero della successione apostolica.
Ora Monsignor Malvestiti imporrà sul capo di Monsignor Miracoli il libro del Vangeli aperto. Con lui i concelebranti, ovvero Monsignor Luciano Pacomio e Monsignor Paolo Magnani. Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella Tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario. E fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da Te, o Padre, il Tuo Spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al Tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed Egli lo ha trasmesso ai Santi Apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come Tuo santuario a gloria e lode del Tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo, da te eletto all'Episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli ti serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Disponga i ministri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore sia offerta viva a te gradita per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa ora e nei secoli dei secoli. Con il sacramento appena ricevuto, il nuovo vescovo è reso pienamente segno di Cristo capo della Chiesa, partecipe della sua consacrazione al Padre, nonché custode, interprete autorevole della parola di Dio. Adesso sarà il momento di alcuni riti esplicativi che vogliono esprimere queste profonde realtà e quindi l'unzione crismale, la consegna del libro dei Vangeli, la consegna dell'anello, la consegna della mitra, la consegna del pastorale e poi ci sarà l'insediamento con l'abbraccio di pace. Thank you.
Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Ricevi il Santo Evangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplende in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il Principe dei Pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Il vescovo celebrante ha invitato il nuovo vescovo a prendere posto sul seggio a lui riservato e dopo il canto il nuovo vescovo riceverà l'abbraccio di pace.
Sono oltre 20 i vescovi presenti in questa solenne occasione e particolarmente nutrita anche la delegazione di presuli provenienti dal Piemonte. Lo abbiamo ricordato all'inizio di questo nostro collegamento in diretta, un modo diretto per testimoniare un abbraccio con il nuovo vescovo Egidio. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ed ora vengono presentate al vescovo celebrante principale le offerte per il sacrificio eucaristico e tra poco la cappella musicale e tutti intoneranno il canto di O Dio nell'universo. Thank you.
pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le offerte che portiamo all'altare per la Tua Chiesa e per il Tuo servo Egidio, che hai scelto come dispensatore dei santi misteri e guida del Tuo popolo di Mondovì. Rivestilo delle virtù degli Apostoli per la crescita spirituale del Tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono il popolo del Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio, Pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il tuo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente,
manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Bassiano e Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Egidio, che oggi è stato ordinato vescovo della Chiesa di Mondovì. Donagli la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Preghiamo. Per la potenza del sacrificio eucaristico, moltiplica, Signore, nel Vescovo Egidio i doni della Tua grazia, perché fedele nel servizio riceva il premio riservato agli operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Non ho trovato parole più belle e riassuntive di queste per esprimere i sentimenti che provo ora al termine della mia ordinazione a vescovo e qui di fronte a voi. Sono parole ricche di immagini, ma che anzitutto esprimono la consapevolezza che è Dio che fa tutto. Noi non possiamo che gioire ed esultare, e soltanto se Lui prima sceglie e agisce nella storia. Isaia usa poi la metafora efficace del rivestire delle vesti di salvezza. Come il rito di ordinazione ha mostrato, il nuovo vescovo viene rivestito di paramenti e segni sacri. Ma le vesti di salvezza sono ben altre, ovviamente. Qui e ora per me io avverto che le vesti di salvezza di cui Dio mi ha rivestito sono il contesto e le persone dentro cui e con cui ho compiuto il mio cammino. Dio mi ha infatti dato la vita, la fede, la vocazione, il sacerdozio, la diocesi, i vescovi che via via ho conosciuto, i confratelli presbiteri, la mia parrocchia e insieme, non meno importanti, la famiglia, gli amici, i colleghi di insegnamento, gli alunni che per lunghi anni hanno ascoltato le mie lezioni in seminario, le tante persone incontrate, tutti coloro da cui ho ricevuto senza che a loro fosse ben chiaro il quanto e il perché. La mia storia è questa, una storia molto normale, in cui però ho molto ricevuto. Ora cercherò di portare le vesti di salvezza, generosamente cucitemi addosso da Dio, in una nuova esperienza di Chiesa e di vita cristiana. Nei giorni di attesa, sospesi fra la nomina e l'ordinazione, tanti pensieri e tante paure mi hanno attraversato, ma tante parole di augurio e incoraggiamento mi hanno accompagnato e sostenuto. Anche questo forse è un ricamo di Dio che in giorni non ordinari fa sì che ci vengano dette cose non ordinarie. Divento vescovo in prossimità della festa liturgica di Santa Cabrini e nell'anno del centenario della sua morte. Mi fa piacere pensare che la patrona della mia sola e unica parrocchia Grazie. Benevolmente proteggerà anche il mio nuovo ministero, cui darò per motto il suo stesso motto, in colui che mi dà forza. Vorrei infine esprimere riconoscenza al mio vescovo Maurizio, che oggi ordinandomi mi ha vincolato a lui e alla Chiesa in un particolare legame sacramentale. Ai confratelli vescovi del Piemonte, da subito fraternamente cordiali e accoglienti. Agli altri vescovi che hanno voluto essere oggi presenti e che ancora una volta mi hanno testimoniato amicizia e affetto. Un pensiero mi è grato rivolgere anche ai fedeli della diocesi di Mondovì, presenti in numero davvero considerevole, nella speranza che oggi sia iniziato un tempo di collaborazione e aiuto spirituale reciproco. Grazie anche ai responsabili e agli operatori di Telepace che hanno reso possibile la trasmissione in diretta di questa celebrazione. Un saluto quindi a coloro che l'hanno seguita, in special modo gli anziani e gli ammalati. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato e faticato per garantire la buona riuscita di questa celebrazione, di questa giornata. A tutti, confratelli e amici, familiari e parrocchiani, alle autorità civili e militari di Lodi, Mondovì e Pandino,
cui porgo un deferente saluto. Dico infine il mio grazie per aver condiviso con me questo momento e a Dio piacendo prometto fedele preghiera nei giorni e negli anni a venire. Grazie. Riceveremo la benedizione, la riceverà il nuovo vescovo e poi la impartiremo noi confratelli, arcivescovi e vescovi che tutti vedo nella gioia, ma siamo tutti contenti noi di Lodi di avere tutti questi vescovi. Stanno contando i nostri storici il vostro numero e dicono che forse è un unicum. E mi sento in comunione però insieme con voi, anche con la diocesi di Freiburg, dove è Costanza, perché proprio oggi ricordiamo i 600 anni dalla elezione di Papa Martino V e Lodi ha un legame perché da Lodi venne emessa la bulla ad pacem che indiceva il concilio. Eravamo invitati, ci hanno giustificato per colpa o merito di Don Egidio. La preghiera per la pace, però, mi permetto di chiedere a tutti la pace per la Chiesa, sempre prima di tutto, la pace che chiediamo al Signore di dare ai nostri cuori, ma anche la pace per il mondo. Pensiamo all'estremo Oriente, ma anche al vicino Oriente, alla madre patria del cristianesimo, che è in grande affanno e teme per la sua pace. Affidiamo al Principe della Pace una speciale preghiera, per il Libano, per la Siria, per l'Iraq, non dimenticando questa vocazione di pace che hanno tutti i cristiani. Non la dimenticano i vescovi che salutano le chiese con la pace pasquale del Signore. E tra poco riceveremo l'invito ad andare nel mondo portatori della pace che Cristo ci ha donato. Mi unisco a tutti i ringraziamenti che il Vescovo Egidio ha poco fa espresso, oltre ai Vescovi, i sacerdoti così numerosi, meritano tutta la nostra gratitudine e poi ad uno tutti i fedeli, le autorità anche da parte mia, pubbliche, ricevano la nostra gratitudine per tutto, non solo per questa presenza tanto gradita. Ma il Vescovo Egidio ha dimenticato la sua mamma e allora la saluto io e la ringrazio io. E così senz'altro ricordiamo tutti i nostri cari, anche quelli che ci hanno lasciato, il suo papà che gioisce dal cielo. E penso che il Vescovo Giuseppe, mio predecessore, il Vescovo Paolo già menzionato, il Vescovo Giacomo che è unito spiritualmente, il Vescovo Bassiano, nostro concittadino, Bassano senza la I, e poi c'è il Vescovo anche Rino Fisichella, unito spiritualmente, alcuni spiritualmente, altri anche fisicamente, saranno lieti di questo riferimento alle nostre famiglie e a tutte le nostre parrocchie. Insieme chiediamo al Signore di donarci vocazioni sante alla famiglia, alla vita missionaria e religiosa e al sacerdozio. E se ci sono dei ragazzi e dei giovani di Mondovì che vogliono venire a Lodi, lo dicano al Vescovo, io farò la mia parte. Grazie a tutti e insieme, fratelli sacerdoti, diamo la benedizione del Signore. In ginocchio. La prima benedizione in ginocchio.
Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ti ha costituito pastore e guida della Chiesa di Mondovì, ti benedica, ti custodisca nella vita presente e ti doni la beatitudine eterna. Cristo Signore, conceda al clero e al popolo uniti nel suo amore di godere del suo favore per lunghi anni sotto la tua guida pastorale. Lo Spirito Santo li renda obbedienti al Divino Maestro, docili al tuo ministero, liberi da ogni avversità, colmi tutti di bene e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con te nell'assemblea dei santi. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E siamo così arrivati alla conclusione di questo nostro collegamento in diretta con il quale abbiamo voluto condividere con voi, gentili amici di Telepace e di Radio Pace, la solenne celebrazione nel corso della quale è stato ordinato Vescovo Monsignor Egidio Miragoli, Vescovo eletto di Mondovì. A voi tutti grazie per l'attenzione e per averci seguito e vi auguro di trascorrere una piacevole serata in compagnia dei programmi della nostra emittente.